A voi tutti ben ritrovati con una nuova edizione della nostra informazione. Gli incendi in Puglia, in primo piano, inferno di fuoco sul Gargano a bruciare 100 ettari di macchia mediterranea, Baia San Felice, vicino Vieste. Sono rientrati nelle loro strutture turistiche quasi 1500 turisti evacuati ieri sera e nel frattempo è stata anche riaperta la litoranea che porta a Vieste. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Sono degli atti sicuramente dolosi perché già erano un paio di settimane che provavano a piccare il fuoco nonostante i controlli che c'erano sul territorio. È forte la denuncia del primo cittadino di Vieste dopo l'inferno vissuto nelle ultime ore. 100 ettari di macchia mediterranea bruciata, altri 300 a rischio, 1500 turisti evacuati da tre strutture turistiche, vigili del fuoco, uomini della forestale, volontari ed un canader per i lanci d'acqua. Sono i numeri dell'apocalisse di fuoco vissuta da Baia San Felice a pochi chilometri da Vieste, punti tra i più belli del Gargano. Da località Reginella sino alla baia di Porto Nuovo si sono vissuti momenti di terrore. Gli ospiti delle strutture evacuate sono stati ospitati presso l'hotel Pizzo Munno, in altri alberghi di Vieste e in case di privati. Stamani sono tutti rientrati. L'incendio è ora sotto controllo grazie al lavoro di una notte intera. Scene che sul Gargano sono frequenti e che richiamano il dramma del 2007 con la macchia dell'incantevole Monte Pucci di Peschici completamente distrutta. Bisogna fermare la mano di questi criminali, tuona ancora il sindaco di Vieste, che chiede la dotazione di mezzi aerei per combattere il fuoco. Un po' meno ha funzionato il soccorso aereo. Purtroppo abbiamo avuto solamente un paio di elicotteri, un'oretta in tardo pomeriggio. Se avessimo avuto i canader forse avremmo limitato i danni. La macchina dei soccorsi ha funzionato benissimo, soprattutto per quanto riguarda gli sfollati, quindi abbiamo raccolto il grande buon cuore dei viestani attraverso persone che hanno portato generi di prima necessità e strutture turistiche che hanno dato la disponibilità di allocare gratuitamente per la nottata gli ospiti sfollati da alcune strutture turistiche. Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha rivolto ai propri concittadini un appello a non abbandonare rifiuti e a tagliare l'erba secca nei terreni di proprietà per evitare lo scoppio di altri incendi come quelli che si sono verificati nelle scorse ore. Tra questi, quello al deposito dell'Amiu, nella zona industriale della città. Un grosso incendio è divampato ieri sera nella zona industriale di Bari. È andato a fuoco un deposito dell'Amiu tra via dei Fiordalisi e via degli Anemoni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, intorno alle 21 è arrivato anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro, subito aggiornato sulla situazione dal direttore generale dell'azienda dei rifiuti, Antonello Antonicelli. L'incendio, a quanto si apprende, si sarebbe propagato dai terreni vicini. Non si tratta però di un deposito di rifiuti, ma all'interno erano stoccate migliaia di pattumelle della raccolta differenziata, pronte per essere distribuite. La plastica di cui sono fatti i contenitori ha provocato un intenso fumo nero. Ma soprattutto c'erano le nuove pattumelle che erano state appena acquistate per il servizio del porta a porta che partirà tra qualche giorno a Luseto, Santa Rita, nella zona di Carbonare di Ceglie. Per fortuna i vigili del fuoco, con la collaborazione della stessa Amiu e dei volontari della protezione civile, sono riusciti a spegnere tempestivamente l'impegno. Ho voluto ringraziare oggi tutti i vigili del fuoco per i lavori di questi giorni, per l'impegno, la professionalità, la dedizione al lavoro, lo spirito di servizio nei confronti della comunità, dell'area metropolitana di Bari e della città di Bari. In queste settimane in tutti i territori del Parco dell'Alta Murgia e ieri in particolare nella città di Bari, nel quartiere San Paolo a Punta Perotti, vicino il deposito dell'Amiu, vicino il canile sanitario, tanti interventi. L'appello che facciamo è ai privati di tagliare l'erba e soprattutto ai cittadini di non abbandonare i rifiuti, perché gli incendi si sono sviluppati soprattutto nelle zone dove c'erano degli abbandoni dei rifiuti. In queste ore il gran caldo sembra aver dato un po' di tregua con l'arrivo del maestrale, ma proseguono le iniziative soprattutto a favore dei più fragili per poter prevenire le conseguenze sulla salute del caldo torrido. Scusate. A Castellana Grotte, per esempio, le cave aprono le porte a fragili e anziani per dar loro un po' di sollievo.
Castellana Grotte il caldo asfissiante di queste giornate si combatte grazie all'aiuto delle grotte. Qui nelle cave si toccano i 18 gradi contro gli oltre 40 registrati dai termometri esterni e fino a domani anziani, disabili e bambini potranno godere della frescura delle cave. Dalle 9 alle 10.30 si potrà partecipare a piccoli laboratori creativi, musicali o di decoupage o semplicemente scambiare due chiacchiere in compagnia. Non è necessaria alcuna prenotazione, ma l'appuntamento per chi volesse partecipare è alle 9 nel Museo Anelli, massima puntualità. Le grotte sono dei cittadini di Castellana, quindi quale momento migliore per accoglierle con queste temperature che abbiamo fuori e farle venire qui un po' a rilassarsi e starsi un po' bene. Anzi, speriamo che arrivino più richieste e arriva più gente, perché il caldo è veramente molto forte. Questa iniziativa viene da uno spunto della stessa società Grotte, che i servizi sociali hanno colto con favore e hanno contribuito a realizzare, anche mettendo a disposizione i contatti e le profilazioni che abbiamo chiaramente come ufficio, ma chiunque può prenotarsi, può chiedere informazioni ai numeri della società Grotte stessa, che sono facilmente reperibili su internet. Anche a Bari iniziative per combattere il caldo. Grazie alla collaborazione di Welfare, AQP e farmacie Agora Salute sono state distribuite gratuitamente bottigliette d'acqua e sali minerali sulle due spiagge pubbliche della città, ovvero quella di San Girolamo e quella di Pane e Pomodoro. Sali minerali, sacche d'acqua e bottigliette distribuite gratuitamente in spiaggia. A Bari l'AFA si combatte anche grazie alla mobilitazione dei volontari ANFI, gli ex finanzieri di Bari, dell'assessorato al welfare del comune, di Acquedotto Pugliese e delle farmacie aderenti ad Agora Salute. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto PAS, il percorso di accompagnamento sociale spiagge della città, a supporto in particolare di persone con disabilità e anziani. All'interno del piano anticaldo che abbiamo pubblicato, appunto, e redatto a giugno come assessorato al welfare, abbiamo previsto una serie di azioni per accompagnare i tanti cittadini, specialmente anziani e persone con disabilità che restano in città. In particolar modo il progetto PAS è un progetto sperimentale che stiamo realizzando con l'ANFI, progetto di accompagnamento sociale nelle due spiagge pubbliche della città, con l'utilizzo delle sedie job proprio per aiutare gli anziani e le persone con disabilità sulla mobilità e le spiagge. Faremo delle distribuzioni straordinarie di acqua e sali minerali, che nasce anche da una donazione straordinaria dell'Acquedotto Pugliese, che sento di ringraziare, con delle sacche d'acqua, e dalla rete delle farmacie della Agora ATS, che ha donato 20.000 sali minerali. L'associazione Gens Nova, che ho l'onore di presiedere, ha donato bottigliette d'acqua, acquistato dai noteche bottigliette d'acqua, che ha donato sia nella spiaggia di Waterfront, dove siamo oggi, che per quella di Pane e Pomodoro. La cronaca adesso: è stata sequestrata la villetta in via Belle Arti a Barletta, dove ieri sono stati trovati i cadaveri di Raffaella Angela Di Miccoli, di 73 anni, e di suo figlio Michele Caporusso, di 53. All'interno dell'abitazione, su due piani, sono stati trovati diversi oggetti che sono stati sottoposti a sequestro e su cui saranno svolti accertamenti. I due cadaveri sono stati trovati dal marito della 73enne, è stato lui a chiamare i soccorsi. L'uomo, che da qualche giorno era in una casa di campagna insieme a un altro figlio, non è stato ascoltato dagli inquirenti, che indagano per omicidio colposo. Al momento si procede contro ignoti. I corpi erano in stanze differenti. Sarà l'autopsia, che verrà eseguita probabilmente sabato prossimo dal professor Antonio De Donno del Policlinico di Bari, a chiarire cause e tempi dei decessi, che potrebbero risalire a 4-5 giorni fa. Cambiamo ancora argomento. C'è il sì del Consiglio regionale della Basilicata alla manovra finanziaria. È stato infatti approvato nella seduta di ieri l'assestamento del bilancio di previsione 2023-2025. 400 milioni per la programmazione delle attività, dalla protezione civile alla cultura, sono alcuni dei numeri della legge di assestamento di bilancio previsionale per le annualità dal 2023 al 2025, che è stata approvata ieri durante la seduta del Consiglio regionale della Basilicata. Un lungo dibattito ha portato all'approvazione dell'aggiornamento alla manovra finanziaria dopo il bilancio di previsione, che era stato votato ed approvato dal Parlamentino lucano lo scorso 17 maggio. L'assise regionale ha rispettato la scadenza dei termini stabilita per la deliberazione
l'applicazione della norma che andava votata entro il 31 luglio. La maggioranza di centrodestra è riuscita con 10 voti favorevoli a far passare la legge di assestamento di bilancio, dunque favorevoli i presidenti di Giunta e Consiglio Bardi e Cicala, i consiglieri Aliandro, Baldassarre, Coviello, Fuina, Leone, Piro, Quarto e Sileo, 5 i voti contrari dei banchi dell'opposizione, ovvero quelli del Dem Cifarelli, dei due pentastellati Leggeri e Perrino, Di Vizziello e Zullino, si è astenuto Giorgetti. Si tratta di un assestamento tecnico per prendere atto delle risultanze del rendiconto del 2022, in particolare dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo pari a circa 426 milioni, nonché di alcune variazioni compensative di bilancio. Le spese assestate riguardano 23 diverse missioni. Dall'opposizione ci sono state critiche alla manovra perché, come ha sottolineato Cifarelli, mancano soldi per i comuni. Il riferimento è alla mancata destinazione di risorse al Fondo Unico Autonomie Locali. Il Consiglio, tra i vari atti, ha anche approvato all'unanimità una risoluzione relativa ai danni causati dalle piogge verificatesi nei mesi di maggio e giugno scorsi, impegnando la Giunta ad invocare lo stato di calamità naturale e a sostenere, in sede di conferenza Stato-Regioni, l'incremento fino al 200% del fondo assegnato all'Italia, pari a circa 60 milioni di euro, per gli agricoltori europei colpiti da eventi climatici avversi. Torniamo in Puglia. Il Consiglio Comunale di Bari ha approvato ieri sera l'introduzione della tassa di soggiorno. Per l'amministrazione De Caro il provvedimento rappresenta una grande opportunità di crescita economica e strategica per la città in campo turistico. Con 21 voti favorevoli e 2 contrari, il Consiglio Comunale di Bari ha ufficialmente introdotto per la prima volta l'imposta per i turisti che pernotteranno nel capoluogo pugliese, meglio nota come tassa di soggiorno. Scatterà nei prossimi mesi dopo che la Giunta Comunale sancirà le tariffe. Si partirà da 1,50 euro per i 2 stelle, 2 euro per i 3 stelle e i bed and breakfast, 3 euro per i 4 stelle e 4 euro per le strutture a 5 stelle. Tariffe al giorno per un massimo di 4 giorni. Oltre, la tassa non è più dovuta. Il pagamento scatterà solo in caso di pernottamento e riguarderà tutti i tipi di strutture ricettive presenti in città, dagli alberghi agli affittacamere, dai bed and breakfast alle case vacanze. Ma come saranno utilizzate dal comune queste risorse? Le risorse serviranno a esercitare una sorta di attrazione nei confronti dei turisti, a migliorare i servizi ai turisti, organizzare eventi, mostre internazionali, spettacoli, festival. I point che abbiamo sono troppo pochi, li dobbiamo aumentare, migliorare i servizi sulle spiagge come quelli che partono tra qualche giorno per l'animazione cittadina nel mese di agosto, potremmo estenderli anche agli altri mesi estivi, organizzare dei servizi per chi partecipa a convegni, congressi all'interno della nostra città. Ormai per fortuna siamo diventati una città turistica e utilizziamo la tassa di soggiorno che viene pagata dai turisti. Un provvedimento fortemente voluto dall'amministrazione De Caro, portato avanti dall'assessora alle politiche culturali e turistiche Ines Pierucci e osteggiato dall'opposizione che lo ritiene un danno per la città, una sorta di freno al turismo. Critica anche una parte degli addetti ai lavori. Mi chiedo perché in tutti questi anni noi siamo andati a Firenze, a Bologna, a Milano, a Napoli, ma anche in comuni qui vicini all'interno della nostra regione pagando la tassa di soggiorno e chi viene invece dalla nostra città quella tassa non la doveva pagare. Abbiamo risolto un problema che avevamo da qualche anno, che purtroppo durante il periodo del Covid abbiamo dovuto, come dire, sospendere perché non era opportuno durante il periodo del Covid introdurre la tassa di soggiorno. E sulla tassa di soggiorno a Bari si registrano delle voci contrarie, tra queste quella di Federalberghi. Tra le posizioni più critiche sull'introduzione della tassa di soggiorno a Bari c'è quella di Federalberghi. Il vicepresidente nazionale e presidente pugliese Francesco Caizzi, presente in aula durante la discussione del provvedimento in Consiglio Comunale, ritiene che l'imposta penalizzi i tanti albergatori regolari a fronte di quelli irregolari e le imprese ricettive collocate nelle periferie dove i servizi al turista non sono paragonabili a quelli del centro città. C'è una forte discrimine tra chi è illegale e chi è legale. Oggi a Bari ci sono 40 strutture ricettive, di cui 20 da 3 stelle in su e 20 di una stella, 2 stelle pensioni. Oggi queste strutture alberghiere garantiscono alla città quasi il 90% delle presenze, garantendo 43 persone al giorno di media. Dall'altra parte abbiamo circa 2.500 locazioni, solo 500 regolarmente iscritte al comune di Bari. Il
resto sono parzialmente o totalmente abusive. E se dividiamo la numerica delle presenze di queste attività nel 2022, abbiamo 0,3 persone di media al giorno. È ovvio che c'è dell'abusivismo. È altrettanto vero che ci sono una città di serie A e una città di serie B, perché io, che storicamente ho un albergo a Palese dagli anni 60, Palese non è minimamente paragonabile con i servizi di Bari, e verranno a mancare tutta una serie di facilitazioni, benché a Palese ci siano 8 alberghi, una su tutte: non ci sono i taxi, non ci sono car sharing, non c'è bike sharing, non ci sono micromobilità. E il turista dovrà scegliere tra Bari città e Palese, è ovvio che sceglierà Bari. Caizzi annuncia un'iniziativa. Noi faremo ricorso al TAR e speriamo che il principio di equità della tassa venga rispettato, poi ci rimetteremo alla volontà dei giudici. Parliamo ora di lavoro. Dopo l'incontro con i sindacati per definire un piano comune di rilancio del settore automotive, oggi il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i presidenti delle regioni che ospitano impianti Stellantis. Tra questi il governatore lucano Vito Bardi. Sul tavolo della trattativa l'accordo di transizione tra governo e azienda, in particolare il destino del polo industriale più importante della Basilicata. Un incontro indispensabile per chiarire il quadro di investimenti per il futuro, non solo dello stabilimento di San Nicola di Melfi, ma anche per tutte le aziende dell'indotto. Il ministro, ha detto Bardi, ci ha assicurato che il governo è impegnato al massimo per la chiusura dell'accordo con Stellantis sul futuro dell'automotive in Italia. Il nostro impegno sullo stabilimento e la relativa area industriale, riconosciuto anche da parte sindacale, è sul tavolo. Confidiamo in un esito positivo. Voltiamo ancora pagina, parliamo di cultura. Ieri sera l'energia di Gianni Morandi è arrivata a Matera per un nuovo appuntamento del Sonic Park. Un mix perfetto tra grandi classici e pezzi contemporanei, capaci di abbracciare un pubblico di tutte le età. L'energia di Gianni Morandi arriva a Matera per un nuovo appuntamento del Sonic Park. Davanti, o i primi posti o nulla. Immagino quindi una grande fan. Sì, vabbè, sono cresciuta con Gianni. Siete pronti? Sì, sì, prontissimi. Mi piace Gianni Morandi? Un mondo. Cosa le ricordano le canzoni di Gianni? La mia infanzia, la mia gioventù. È venuta apposta a Matera per questo? Sono venuta anche per vedere Matera. Ancora un pezzo di strada. Estivo Go Gianni Go estate 2023, prodotto da Trident Music, segue quello dei Palasport, ancor prima la co-conduzione del Festival di Sanremo e la partecipazione sui palchi del Jova Beach Party la scorsa estate. Proprio il sodalizio artistico con Jovanotti ha portato una ventata di vitalità e freschezza al suo repertorio, con nuove hit di successo come L'Allegria e Apri tutte le porte. Il cantante bolognese propone ai suoi fan, affiancato da un'impeccabile band di 13 elementi diretta da Luca Colombo, canzoni di oltre 60 anni di carriera. Magico l'omaggio dedicato al suo grande amico Lucio Dalla. Futura e Caruso sono pura poesia. Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente che mi ha detto: caro Gianni, cogli l'attimo fuggente, perché un attimo... Entusiasmo alle stelle per le canzoni di culto, Occhi di ragazza, Bella signora e Cento all'ora, e ancora Fatti mandare dalla mamma. Per Morandi quest'ultima una piacevole ossessione, ma di fatto cantata da 3 generazioni. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Dovista uscire dalla scuola. Come ogni artista del Sonic Park, Morandi esalta la bellezza di Matera, vista per la prima volta a 18 anni. Ho apprezzato la meraviglia di questa città solo in seguito, ha dichiarato. L'eterno ragazzo di Monghidoro, 79 anni il prossimo dicembre, dimostra anche sul palco di Cava del Sole la sua grande capacità di rinnovamento e di mettersi in gioco, senza pensare al tempo che passa. E allora l'augurio è senza dubbio: go Gianni, go! Ha preso il via a Maratea la 15ª edizione di Marateale con Giancarlo Giannini, Ermal Meta e Maddalena Ghenea. Celebri i volti del cinema, della musica e della televisione animeranno il festival. Io mi ricordo un nome importante, non so se lo ricordo, Antonio Infantino. Certo, qualcosa. Certo.
perché Antonio Infantino fece la musica del mio primo film come regista. Lo incontrai per strada per Roma con un piccolo registratore, mi fece sentire alcune note e ho detto: tu farai le musiche del mio film. La 15ª edizione del Marateale Premio Internazionale Basilicata è stata inaugurata con una masterclass dell'acclamato attore e regista Giancarlo Giannini. L'evento si svolge a Maratea, conosciuta come la Perla del Tirreno, presso il Teatro sul Mare dell'Hotel Santa Venere, fino al 29 luglio. I 5 giorni di festival, ricchi di eventi, proiezioni e incontri, tutti aperti al pubblico, sono organizzati sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramini. Giannini ha anche inaugurato The Way of the Glory, un percorso che raccoglie le impronte degli artisti più amati, situato in Piazza Buraglia nel centro storico di Maratea. La prima serata, condotta da Eva Immediato, ha incluso un concerto dell'Orchestra Sinfonica Bulgaria Classic di Plovdiv e la premiazione di vari artisti, tra cui Giannini stesso, l'attrice Madalina Ghenea e il cantautore Ermal Meta. Quest'ultimo ha parlato del suo primo romanzo, Domani è per sempre, scritto durante il lockdown del 2020. In occasione dell'evento è stato riconosciuto anche il contributo di Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, e Andrea Rampini, vincitore del concorso Marateale in School. La seconda serata del festival sarà invece dedicata a Barbara D'Urso, popolare conduttrice televisiva con molta esperienza nel campo della recitazione. Sarà dato ampio spazio anche a 3 giovani attori emergenti della scena cinematografica italiana: Pasquale Risiti, Francesco Pellegrino e Vladimir Randazzo. Infine verrà premiato il produttore cinematografico internazionale Tarak Ben Amman. Conclusione con la presentazione e proiezione in anteprima del film Una preghiera per Giuda, con gli attori Tony Sperandeo, Emilio Franchini, Jane Alexander e Bruno Bilotta, e il regista Massimo Paolucci. È stato presentato il festival itinerante della Notte della Taranta. Tanti gli eventi in programma, vediamo. Non solo il concertone finale a Melpignano, dove lo scorso anno parteciparono 200.000 spettatori, la Notte della Taranta si arricchisce anche quest'anno di una serie di eventi che porteranno alla serata clou il 26 agosto. Dall'1 al 24 un ricco programma sarà proposto dal Festival Itinerante della Fondazione La Notte della Taranta. Più di 50 concerti nei borghi e al mare e oltre 400 artisti italiani e internazionali. Non solo musica, tanti gli ospiti, tra questi Eugenio Benetti, Nato, Umberto Galimberti e Marcello Veneziani. Concerti in 25 piazze salentine. Le novità sono Aradeo quest'anno, che si è aggiunta, e Torre Guaceto, proprio per dare un segnale anche della vicinanza e del senso del festival, che abbraccia anche temi ambientali, di tutela dell'ambiente, del territorio, perché la musica serve anche a questo, a fare da collante tra le persone, ad unire, a costruire legami e relazioni, ma anche ad elogiare il senso di appartenenza e dare un senso appunto allo stare insieme con l'amore per i luoghi. Questo è un momento assolutamente importante, perché la notte della Taranta ha permesso anche negli scorsi anni di contribuire all'attrattività della nostra regione, ed è un evento che ogni anno si arricchisce, cambia pelle, contribuisce non solo a rendere sempre più forti le nostre tradizioni, la nostra identità, ma anche ad avviare forme di sperimentazione artistica sempre più importanti. In Basilicata invece è stato presentato il 4º episodio della serie Topolino e la Via della Storia. Topolino e i suoi amici sono diventati i protagonisti di un viaggio nel tempo lungo la via Appia Antica. Grazie alla collaborazione tra il Ministero della Cultura, l'Ufficio UNESCO del Segretariato Generale e la casa editrice Panini. Una serie a fumetti in 5 episodi, intitolata Topolino e la Via della Storia, narra le avventure dei celebri personaggi Disney lungo la strada storica romana e sostiene la candidatura della via Appia Regina Viarum all'iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il 4º episodio è stato presentato a Venosa, presso il Castello Ducale, Sala del Trono, alla presenza di figure istituzionali e creative, tra cui Marianna Iovanni, sindaco di Venosa, Vito Bardi, presidente della Basilicata, Antonio Nicoletti, direttore generale di APT Basilicata, Francesco Artibani, sceneggiatore di Topolino, l'archeologa dell'ufficio UNESCO del Ministero
Ministero della Cultura, Laura Acampora, e Roberto Pacidalò, artista e cartografo. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata un'opera d'arte realizzata da Pacidalò. Si tratta di una mappa lunga oltre 9 metri in formato leporello, ispirata alla tabula peutingeriana e stilizzante i percorsi dell'Appia Claudia e della Traiana. Nell'opera appaiono vari luoghi, architetture e accadimenti storici e artistici che testimoniano la vitalità e la straordinarietà della Via Appia, la Regina Viarum. Passiamo ora allo sport. Il calcio: dal ritiro di Folgaria in Trentino, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha fatto il punto sul lavoro che sta svolgendo la squadra e sull'immediato futuro. L'obiettivo, ha dichiarato, è quello di costruire una squadra più forte dello scorso anno. I ragazzi li vedo contenti, e giustamente anche stanchi, perché si sta lavorando duro, 2 sedute al giorno, però c'è un bellissimo spirito e sono dei grandi lavoratori, sia ovviamente i giocatori della prima squadra e anche i ragazzi della primavera. Fa piacere incontrare non solo tanti tifosi che vivono al nord, ma addirittura gente, ne ho incontrate tante persone che sono venute appositamente dal Salento per stare qui vicino alla squadra. È un bellissimo segnale, un modo diverso per fare le vacanze, fare qualche giorno di vacanza al fresco vicino alla squadra del cuore. Il nostro obiettivo è chiaro, noi vogliamo alzare di un gradino il livello di questa squadra. L'anno scorso è una squadra piena di esordienti, di gente che non conosceva la Serie A, non l'aveva mai conosciuta, e quest'anno invece c'è un gruppo che già ha maturato un anno di esperienza, abbiamo fatto degli innesti che sono funzionali a quello che dobbiamo fare. Cercheremo di rendere questa squadra più forte della squadra dell'anno scorso, poi se basta o non basta rispetto al risultato finale dipende da tanti fattori, però noi dobbiamo ogni anno crescere e ogni anno diventare più forti. Ed è tutto per questa edizione, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e a voi tutti un buon proseguimento di giornata.